muori per noi, ci donò la libertà. Felici oggi di essere insieme nella casa del Signore. La parola di Dio, il messaggio di Dio all'uomo, e oggi noi siamo qui a domandare: parla Signore, che noi ti ascoltiamo. Rivolgiamo la nostra attenzione alla lettura della Bibbia così come la troviamo in Genesi al capitolo 25 dal verso 27. I due bambini crebbero, Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo, che se ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, Rebecca invece amava Giacobbe. Ora, mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunse dai campi tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe: «Dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco». Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose: «Vendimi prima di tutto la tua primogenitura». Esaù disse: «Ecco, io sto morendo. A che mi serve la primogenitura?» Giacobbe disse: «Prima giuramelo». Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie. Egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura. Possiamo sedere. È un testo che parla di uno degli argomenti più belli della Bibbia, la benedizione. E subito vogliamo ricordare che papà Isacco apprezzò
la primogenitura. Dio aveva detto a suo padre: gli metterai il nome di Isacco, io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. E mai un cenno di insofferenza di questo figlio Isacco all'eredità, mai una volta, neanche da più grandicello. Non era il bambino che a volte è stato dipinto quando si parla dell'offerta che doveva essere fatto di Isacco come sacrificio al Signore. Questo sacrificio in realtà poi non ci fu fisicamente, perché Dio mandò il suo angelo a fermare il sacrificio cruento, ma Isacco fu offerto a Dio, fu dedicato a Dio, anche se senza togliergli la vita come in un primo momento era sembrato necessario. Egli apprezzò tutta la vita la sua primogenitura, e desidero anche aggiungere che invece ebbe dei figli che non apprezzarono ambedue l'essere primogeniti. Per esempio Esaù, la sua storia è riassunta nel libro degli Ebrei, dove leggiamo che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Nessuno sia profano come Esaù, vuol dire nessuno dimostri come lui irriverenza, mancanza di rispetto, indebita familiarità. Noi siamo gli eredi, i primogeniti del Signore, ma non vogliamo essere i profani figli primogeniti del Signore. Vogliamo sempre portare un grande rispetto al Signore e non vogliamo fare come lui ha fatto, che ha disprezzato la primogenitura vendendosela praticamente per nulla. La prima cosa che vediamo riguardo alla benedizione di Dio è che è prevista, e che è prevista in risposta alla fede. Dio ci vuole benedire e vuole fare questo in risposta alla nostra fede. Leggiamo infatti al verso 21: Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca, perché ella era sterile. Il Signore l'esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. La vita di Isacco fu contrassegnata dalla preghiera. Non lo trovate a esercitare miracoli speciali dopo pregato per qualcuno, non trovate delle grandi battaglie eroiche che ha sostenuto, ma quest'uomo piuttosto tranquillo, come poi in seguito sarà detto dell'altro figlio Giacobbe, ha avuto un'esistenza in cui, quando aveva delle difficoltà, lo trovate a pregare. Ha avuto un pregio: non ha imitato suo papà nel fare l'errore di, tra virgolette, aiutare Dio, visto che la moglie non poteva avere figli perché era sterile. Non fece l'errore di papà Abramo, che cercò di avere la progenie, anche se su consiglio di sua moglie, attraverso il concubinaggio, che allora era tollerato giuridicamente. Siamo in un tempo in cui la legge di Mosè ancora non era stata stabilita. Il confronto biblico rivela che pregò per lunghi 20 anni, e i testi originali dell'episodio dicono che continuò per questo tempo senza arrendersi. Perché noi spesso ci chiediamo, e ci chiediamo anche in questo caso: Dio, tu ci fai aspettare tutto questo tempo? 20 anni sono una vita, una intera generazione. E mentre a qualcun altro, magari al servo di Isacco, era nato un figlio e ormai aveva 20 anni, era cresciuto, un'intera generazione stava crescendo sotto agli occhi di
Isacco tra i suoi servi, la sua servitù, e invece lui non riusciva ad avere un bambino, una bambina da sua moglie. Forse l'episodio potrebbe insegnarci che il Signore ci vuole costringere alla preghiera. Se avessimo tutto e subito, probabilmente tralasceremmo di pregare. Ma quando le cose tardano a venire, noi ci dedichiamo alla preghiera per chiedere: Signore, muovi tu il tuo braccio, intervieni tu nella mia vita. E grazie a Dio noi abbiamo apprezzata la primogenitura. È scritta nell'Epistola agli Ebrei: siete venuti all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Siamo cioè quelle persone che hanno detto: sì, Signore, accetto la benedizione di essere un primogenito. E tra poco vedremo cosa questo indicava. Spesso si trascura la preghiera perché non se ne avverte l'urgenza, il bisogno, la necessità. E allora, quando poi intervengono i problemi e le difficoltà, torniamo a pregare. Ma voglia Dio che noi facciamo della preghiera uno stile di vita, senza bisogno di avere delle tragedie da combattere, evitare e vincere. Ci fu un re che era molto scontento del principe suo figlio, che praticamente non c'era mai. Per tutto l'anno andava in giro a divertirsi, e il papà re cercò un modo per farlo stare vicino a lui, e il modo fu questo: l'appannaggio che gli dava ogni anno non glielo diede più tutti insieme, gli passava un appannaggio settimanale. Ogni settimana il principe doveva tornare a casa per prendersi il denaro che gli serviva. E a volte noi, quando abbiamo tutto e subito, ci dimentichiamo di questo Dio prezioso e meraviglioso che ci onoriamo di servire. Ma quando giorno per giorno dobbiamo ricevere le cose, allora forse cercheremo più costantemente il Signore. È per questo che Gesù ci ha insegnato a pregare: Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano. La manna scendeva dal cielo per gli ebrei ogni giorno. Il Signore avrebbe potuto anche farla scendere con validità settimanale, magari quindicinale, magari mensile. Così non facevano tutta quella fatica ogni giorno. Ma il Signore li spediva tutti i giorni attorno all'accampamento a prendere questo cibo che scendeva dal cielo e che arrivava fino a loro. Dovevano semplicemente andarlo a prendere. Ma a volte non ci prendiamo neanche la briga di andare a prendere le promesse, che invece sono proprio qui, a nostra completa disposizione. E queste promesse sono per me e per te, e Dio ce le vuole dare adesso, in questo momento. La benedizione del Signore è prevista in risposta alla fede, ma è prevista in risposta alla preghiera. Finalmente la moglie è incinta, e i bambini, perché ne aspettava due gemelli insieme, si urtavano nel grembo, ed ella disse: se è così, perché vivo? Oggi non l'avrebbero detto. Le moderne cognizioni ci dicono che questo è indice di vita piuttosto che di difficoltà, ma a quel tempo non c'erano gli apparecchi attuali per vedere con ecografie e cose simili lo stato dei nascituri. Era tutto terribilmente più complicato. E allora cosa fece? L'unica cosa intelligente che faceva anche, tra l'altro, suo marito, dice il verso 22: andò a consultare il Signore, una madre esemplare. Questo non esclude il nostro ricorso e avvalerci dei medici e dei mezzi a disposizione, ma sempre, 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 per ogni cosa, anche per la più ovvia, noi vogliamo ricordarci di consultare il Signore. È una risposta che Dio dà in
relazione alla preghiera, ed è anche qui descritta una profezia al verso 23. Due nazioni sono nel tuo grembo, gli disse il Signore, e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore. Le moderne cognizioni hanno portato a rivalutare il secondo nato tra i gemelli, ma già qui nella Bibbia, tanti anni prima, il Signore ha mostrato qual era la strada giusta. Quando è che è accaduto che il maggiore ha servito il minore? Al tempo del re Davide. Quando Davide sconfisse Edom, che è appunto la discendenza di Esaù, Joab, capo dell'esercito, salì per seppellire i morti e uccise tutti i maschi che erano in Edom, e da allora furono sottomessi ai discendenti di Giacobbe, questi discendenti di Esaù. La benedizione divina. La seconda cosa che impariamo dopo aver visto che è prevista è che si può realizzare, e si realizzò questa benedizione nella nascita di Esaù. Leggiamo al verso 25: quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva due gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso e peloso come un mantello di pelo, così fu chiamato Esaù, che appunto vuol dire peloso. L'apostolo Paolo parla ai Romani di questo soggetto dicendo: prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, questo quindi esclude le opere, il maggiore servirà il minore, era stato detto, come scritto: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. È stato considerato da molti e per anni un testo ostico, difficile da spiegare, ma in realtà ha la sua semplicità. È un ebraismo, una espressione linguistica di quella lingua per dire: ho scelto l'uno e non ho scelto l'altro. Non dovete pensare che Dio possa amare un nostro figlio e odiare quell'altro. Ho odiato, quindi vuol dire semplicemente non ho scelto. Ho amato Giacobbe, vuol dire semplicemente in quella lingua io l'ho scelto. Perché Dio scelse Giacobbe? Perché Dio conosceva prima che Esaù non l'avrebbe scelto, che Esaù si sarebbe venduta la sua primogenitura, il suo diritto, per una semplice pietanza. E fu allora, e fu così, che il Signore amò, scelse Giacobbe, piuttosto che odiare, non scegliere Esaù. Giacobbe viene da una parola che vuol dire tallone, prendere per il tallone, ma anche ingannare. E se leggerete la lunga storia di Giacobbe, molto dettagliata e più di altri, nel libro della Genesi scoprirete che l'imbroglione, come il nome significa, è stato più volte imbrogliato da un suocero zio che era più imbroglione di lui. E chi la fa l'aspetti. Già 10 volte dirà Giacobbe poi allo zio suocero: tu mi hai imbrogliato cambiandomi il salario. Poi il Signore benediceva comunque quest'uomo e non c'era niente contro di lui che riusciva, e in ogni modo e in ogni maniera in cui il contratto di lavoro era cambiato, Dio benediceva Giacobbe e lo arricchiva sempre e sempre di più. La verità è che Dio ci ha eletti secondo la sua prescienza, cioè preconoscenza, perché sapeva che noi gli avremmo detto sì. E mi sto chiedendo: quanti tra quelli che siamo qua e quanti tra quelli che invece ci stanno seguendo vogliono oggi scegliere il Signore? E quelli che siamo qua vogliamo alzare la nostra mano al cielo e farla vedere ai nostri amici, le nostre amiche: noi abbiamo scelto Gesù, noi abbiamo scelto Gesù. È importante ricordare che la benedizione divina
è una anche opportunità. Dio passa spesso per le nostre strade, ci incrocia lungo le nostre vie e, ahimè, purtroppo, molte volte noi disprezziamo come Esaù l'occasione divina. Leggo al verso 27: i due bambini crebbero. Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Prima di tutto osserviamo questo esperto cacciatore. Indica la parola nella sua originalità iniziale che era selvatico, che era indisciplinato, e questo suo continuo essere in giro a cacciare lo portava a essere senza nessuna disciplina. Desidero dirvi che Dio non ce l'aveva con i cacciatori. A quel tempo i cacciatori erano indispensabili per la protezione del gregge, i leoni, gli orsi, i leopardi, i lupi attaccavano. Dirà il re Davide: talvolta veniva un leone o un orso a portare via una pecora dal gregge, allora io gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si rivoltava contro, io lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Non sto parlando di un uomo anziano, neanche di un esperto di judo o karate o lotta libera. Sto parlando di un giovinetto che c'ha davanti una montagna di grasso che gli va incontro offeso e dicendo: vieni contro a me così, cosa pensi di fare? Io sono un guerriero e tu credi di vincermi? Ma il futuro re Davide, questo giovanotto, gli disse: ecco, io vengo a te nel nome del Signore Dio degli eserciti e io ti taglierò il capo. E desidero dirvi che la fede ci fa essere arditi e la fede ci fa cogliere le opportunità per la benedizione del Signore, opportunità che Esaù disprezzò, ma che Giacobbe e altri con lui invece hanno usato. Il vagabondare ricercando nuovi piaceri non lo fece maturare. Andava a destra, a sinistra, cercando nuova cacciagione, inseguiva sempre un piacere immediato, era intemperante. Invece dice l'apostolo Paolo: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E desidero affermare con gran chiarezza che il Signore vuole che noi sappiamo cogliere le opportunità, non le disprezziamo come Esaù, ma apprezziamole come Giacobbe, che nel verso 27 è così descritto: e Giacobbe divenne un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Anche qui il testo originale ci aiuta, ci presenta un uomo assennato, pacifico, timorato di Dio, se ne stava nelle tende. Ora dovete sapere che ci stanno alcune cose che caratterizzano i tre patriarchi: nonno Abramo, papà Isacco, Giacobbe. E queste cose che li uniscono come in una costante che li accompagna sono, per esempio, che erano dei pellegrini. Giacobbe non era un poltrone che stava a casa sua, perché abitavano in tende che si montavano e si smontavano e si ricominciava da capo, un nuovo luogo, la ricerca di nuova acqua necessaria, indispensabile per un grande gruppo con tanto gregge. Ma lui nel suo pellegrinaggio non se ne andava a fare il vagabondo. Io e voi siamo pellegrini, la Bibbia dice che siamo forestieri in questa terra e vogliamo conservare il nostro pellegrinaggio, ma questo non vuol dire che siamo dei vagabondi. Neanche come cristiani dobbiamo avere questo difetto, e così vogliamo scegliere una sola famiglia cristiana e frequentarla senza averne mille, un giorno lì, un giorno lì, un giorno lì, e non avere mai una radice. Desidero dirvi che un uomo tranquillo è un uomo pacifico, timorato di Dio, assennato, che vive la sua dimensione in una famiglia. È per questo poi che la mamma
lo amava in modo particolare. Invece Isacco amava Esaù. Non dovremmo mai far capire ai nostri figli, e soprattutto almeno non dirlo, chi è più o meno preferito. Sarebbe un grande errore. E se i due si sono cordialmente detestati, ma non tanto, Esaù è stato lì pronto per ammazzarlo più volte, è stata anche colpa di genitori non saggi, che facevano capire chiaramente le loro predilizioni. I genitori che dicono: beh, anche le dita della mano non sono uguali. Beh, il cuore di una mamma è sempre uguale, e il cuore di un padre pure deve esserlo. E se abbiamo più figli, li dobbiamo amare tutti nello stesso modo, e a tutti va data la stessa parte di amore, di beni e di ogni cosa. E il Signore ci chiama a essere saggi. È molto importante tenere presente che Isacco amava Esaù perché gli procurava la cacciagione che gli piaceva, e invece questa Rebecca amava Giacobbe, lo vedeva sempre vicino nella tenda, montavano, smontavano insieme. È probabile che, come tutte le brave mamme, percepiva, intuiva che lui era il prescelto del Signore. Lei non aveva le conoscenze attuali per capire che il secondo poteva essere il più importante, il primogenito, ma forse sentiva dentro di sé qualcosa che altri non sembravano capire. Esaù ha disprezzato le sue possibilità e l'ha fatto per delle sciocchezze. Dammi un po' di questa minestra rossa perché sono stanco. Perciò fu poi chiamato Edom il Rosso. E nella fretta, addirittura qui dice il testo al verso 29: dammi un po' di questa minestra rossa, e dimenticò di dire di lenticchia. Il testo originale dice non solo che omise lenticchia, ma pure minestra, e disse solo: dammi questa rossa. Uno che ha così fame è destinato a fare un sacco di guai, perché se tu sei così ossessionato dal cibo da non poter neanche finire un discorso e chiarire che vuoi, allora vuol dire che tu hai un problema. Noi ci cibiamo per vivere, ma non dobbiamo vivere per cibarci. Non dobbiamo sempre pensare alla prossima occasione culinaria. È molto importante che invece Giacobbe coglieva le opportunità, e quando vide il treno della primogenitura passare davanti a lui, colse l'occasione. Egli sapeva che voleva significare la primogenitura. Uno, la doppia eredità. La legge di Mosè dopo, in seguito, dirà: dando al primogenito una parte doppia di tutto quello che possiedi, perché egli è la primizia del tuo vigore. Questo prevedeva all'epoca la legge. E poi il primogenito aveva la benedizione d'Abramo. In Genesi 12 Dio aveva detto: benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi la benedizione di Abramo passò a Isacco, e poi la benedizione di Abramo e di Isacco passò a Giacobbe, perché Esaù non l'ha voluta, ma Giacobbe ha detto: io scelgo di essere un primogenito, io voglio la parte doppia, io desidero esserlo. Eliseo volle essere il primogenito profetico di Elia. Dammi la parte doppia del tuo spirito. Hai chiesto una cosa difficile, gli disse Elia. Se tu mi vedi quando io ti sarò tolto, se tu mi osserverai mentre questo avverrà, lo avrai. E più volte Elia ha detto a Eliseo: lasciami andare. Io non ti lascerò andare. Finché a un certo momento un turbine di vento e un carro del cielo venne e si portò via il profeta. Desidero dirvi che il mantello scese dal cielo, dalle spalle di Elia, non ne aveva più bisogno, lassù non serve, e scese sulle spalle del profeta, che da allora, Eliseo, divenne il primogenito, cioè l'erede, quello con la doppia parte. Non è un caso che
Gli studiosi hanno rilevato che Eliseo ha fatto almeno il doppio dei miracoli di Elia, divenendone davvero il primogenito, colui che aveva la doppia parte. E così lui scese di diventare l'erede di Abramo, di Isacco, di essere il sacerdote della famiglia. Quando stava ormai morendo, chiamò i figli e disse: radunatevi, vi annunzierò quello che vi avverrà nei giorni a venire. Che bello questo genitore che va col Signore. Dio, dacci una fine così, pienamente consapevole, pienamente interessata alla prosperità e alla benedizione spirituale soprattutto dei nostri figli. Dio sia lodato per quello che i genitori ci hanno lasciato, Dio sia lodato per quello che hanno fatto per farci studiare, ma Dio sia lodato per quei genitori che si adoperano a lasciare ai loro figli la benedizione del Signore, che è quella che arricchisce. Esaù disprezzò la primogenitura e se l'è venduta. Noi abbiamo invece scelto di essere desiderosi della benedizione. Dice il saggio nei Proverbi, concludendo: l'uomo fedele sarà colmato di benedizione, ma chi ha fretta di arricchire non rimarrà impunito. Dei credenti efesini è affermato: ci ha benedetto d'ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo. La benedizione del Signore. Ci alziamo all'impiedi. Tutti insieme, mentre questa preziosa parola ha parlato al nostro cuore, vogliamo chiedere la benedizione di Dio. Ogni capo è chinato, ogni occhio è chiuso, lo Spirito del Signore si muove tra di noi. Sicuramente e certamente Dio vuole donarci la sua grazia, la sua benedizione, il suo spirito, il suo aiuto, e desideriamo domandare che Lui possa aiutare, benedire, intervenire nella vita di molti. Ogni capo è chinato, ogni occhio è chiuso, desideriamo pregare per chi ci segue e chi è qui. Padre, nel nome di Gesù veniamo a Te, domandiamo la Tua benedizione e chiediamo che il Tuo Spirito ci aiuti. Signore, fai che il Tuo popolo e quelli che ci stanno seguendo, quanti ancora non hanno fatto una scelta per Gesù, per la salvezza in Cristo, possano essere da Te benedetti. Signore, vuoi benedire salvando, perdonando ogni peccato, vuoi benedire liberando dalla potenza del male, vuoi benedire mettendo in libertà il Tuo popolo, vuoi benedire tutti coloro che si trovano in difficoltà. Grazie, Signore, perché Tu puoi operare, e desideriamo domandare e chiedere che Tu possa benedire ciascuno. Presentiamo a Te ogni problema, difficoltà, necessità, bisogno che ognuno in questo momento sta pregando. Signore, rispondimi e aiutami. Accetta la nostra preghiera e rimani con noi, guidaci e aiutaci. Nel nome del Signore Gesù Cristo, benedetto in eterno.